Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati, vedo tanti visi conosciuti, noti. E dunque penso che già i segni che vedete qui siano ormai entrati nel nostro immaginario collettivo. Almeno a partire da quando, dagli anni 70, la televisione italiana ha iniziato ad aprire a prodotti di largo consumo della tradizione giapponese. Gli anime. Poi ormai più di qualcuno ha viaggiato verso Oriente, i ristoranti sono arrivati qui, insomma. Da un lato il Giappone è entrato nell'immaginario europeo, dall'altro però l'Europa è entrata nell'immaginario dei giapponesi, tant'è che, partirò da questo, il termine filosofia, tetsugaku, è un termine che entra in Giappone con la restaurazione Meiji, quindi alla fine del 1800. E prima i giapponesi non avevano una filosofia? Sì, ma non avevano questo termine, che è un neologismo, è un calco, diciamo così, del greco filosofia. Allora, partiamo da alcune coordinate spazio-temporali. E poi, siccome la tradizione giapponese... C'è ancora la gente, mi sa. Sì, aiuto. Allora, siccome la tradizione giapponese è vastissima, le correnti sono tante, dal mito alla letteratura, al teatro, alla pittura, all'arte, al cinema, alla filosofia, alla poesia, ho scelto solo pochissime cose per entrare in questo mondo. Oggi vediamo lo spazio, il tempo, il rapporto uomo-natura e poi vediamo questi aspetti nell'inizio di due lungometraggi di un grande autore dell'animazione giapponese che è Miyazaki Hayao. In particolare vedremo l'inizio di due opere assolutamente giapponesi: La principessa Mononoke, che è un'opera del 97, tutta ambientata nell'isola di Hokkaido. Cioè, adesso vedremo, l'isola di Hokkaido è l'isola più a nord, dove attualmente c'è anche un frate cappuccino di Guardaveneta, sì, padre Luca Bonavigo, tra l'altro è un parente, e è lì dagli anni 70, ecco, ha 87 anni, è lì. È ambientato l'isola di Hokkaido, che è l'isola meno, diciamo così, invasa dalle tradizioni occidentali, quindi isola più autoctona. Ecco, è un'opera ambientata lì, un'opera di animazione, ma un'opera che ci permette di capire meglio il rapporto uomo-natura e alcune sottigliezze tipiche della tradizione. E poi vedremo un'altra opera di Miyazaki, sempre all'inizio, i primi 7-8 minuti, e La città incantata, tradotta qui in italiano, anche se poi vedremo che in giapponese il titolo è molto diverso, e anche questo ci deve far riflettere sul modo in cui i giapponesi pensano le animazioni, i segni, perché anche nel cinema di animazione che cosa c'è? C'è tutta la cultura poetica, c'è tutta la cultura pittorica, c'è tutta la cultura teatrale, letteraria e filosofica di quella tradizione. Scusa Emiliano, dimmi. I video li hai presi da YouTube? No. Perché me li tagliano ovviamente. Pazienza. Va bene. La rischiamo. Allora, parto da questo passaggio di Antonio Gramsci. Un giorno anche i giapponesi si crederanno degli estremo orientali. Sono orientali i giapponesi, punto di domanda, o sono orientali dal nostro punto di vista? Ecco, uno dei grandi problemi che si trova chi affronta lo studio delle culture, tra virgolette, orientali è l'orientalismo, cioè il modo in cui sono stati dipinti e incasellati tutte quelle tradizioni che vanno dalla Cina, all'India, al Giappone, alla Corea, lette dagli occidentali, in particolare a seguito delle conquiste coloniali. Qui ci sono tanti studi, insomma ce ne sono due, una è tradotta in italiano di Said, che è datata di 20 anni, l'orientalismo, e l'altra di Up, è solo in inglese, e riflettono
su tutti i pregiudizi che abbiamo noi quando guardiamo ad Oriente. Per esempio, la parola Giappone, in Giappone non c'è. C'è Nihon, che vuol dire sole che si leva o radici del sole. Quindi anche il modo di dire l'altro è completamente diverso rispetto al modo in cui l'altro dice se stesso. Questo è un primo problema che dobbiamo sempre tenere presente. La stessa cosa la ritroviamo quando vediamo pellicole tradotte o romanzi tradotti. Per esempio, La città incantata in giapponese suona più o meno così: Sen e Chihiro, che sono due ragazze, poi si scopre sono la stessa persona, rapite dagli dèi o dai kami. Titolo completamente diverso. E quindi questo è un, ripeto, un problema di prospettiva. Allora, il Giappone. Beh, il Giappone intanto è un arcipelago, è un insieme di isole. Gli studiosi dicono questo, che il DNA dei giapponesi trova mescolate queste popolazioni oceaniche. Quindi da un certo punto di vista il Giappone è Oceania e non è Asia. E Cina e Corea. Quindi i giapponesi DOC non esistono. E esistono, io credo come tutte le culture e tutti gli uomini, esistono incroci. Come mai queste isole, il Giappone è un arcipelago di diverse isole, è stato abitato dagli oceanici, dai cinesi, dai coreani? Perché si suppone che centinaia di migliaia di anni fa il livello del mare fosse più basso, quindi la navigazione era più semplice e in particolare dalla terraferma non c'era tanto da attraversare per arrivare in Giappone. Quindi il Giappone verosimilmente era quasi attaccato al resto della penisola. La Corea. La deriva dei continenti. Anche la deriva dei continenti, sì. Perché anche l'Australia è partita. Certo, è partita. È partita. Sì. Può essere, sì, che siano... Quindi abbiamo questo, no? Quando diciamo Giappone, intanto diciamo arcipelago. Diciamo crocevia tra Asia ed Oceania, quindi ritroviamo quelle culture lì legate al mare. E poi dal punto di vista geografico e ambientale è uno dei luoghi più sismici del mondo. Questo si riflette in tutta la cultura giapponese? Sì. Tant'è che se andiamo nelle librerie e nelle biblioteche giapponesi troviamo degli scaffali interamente dedicati alle catastrofi ambientali, le catastrofi dovute a terremoti, le catastrofi dovute a maremoti, cioè sono proprio etichette letterarie di classificazione. Questo rapporto molto precario con la terra e con il mare, perché quando c'è un terremoto c'è anche il maremoto, capiamo perché i giapponesi hanno un rapporto particolare con le catastrofi. Con le catastrofi naturali, terremoti, maremoti, quindi poi si capisce perché è diventata famosa la grande onda di Hokusai, e poi con le catastrofi provocate dall'uomo. In particolare qui c'è il discorso della bomba atomica. Tant'è che uno studioso ha chiamato la tradizione giapponese i figli dell'onda, i figli della bomba e i figli della bolla, perché c'è stata anche lì la bolla economica che è scoppiata e quindi la crisi, diciamo così, nel secondo, seconda parte del secondo dopoguerra. Il nome? Allora, Giappone, Nihon. Qui ci sono intanto due, si chiamano kanji, scrittura cinese. Il primo indica il sole. Seconda, questa sarebbe la radice di una pianta. Quindi il termine Giappone indica Nihon, sole che si alza, radice del sole. Nella tradizione più antica c'era un'altra parola, Yamato,
in italiano diciamo Yamato, che è anche la casa che ha distribuito tantissimi cartoni animati negli anni 80. Ecco, Yamato vuol dire grande armonia, perché indicava il rapporto tra queste isole e gli abitanti, un rapporto di armonia. Ecco qui, ecco poi magari la do a Piero per chi vuole le slide dove ci sono alcuni approfondimenti. E quindi il nostro Giappone è un calco dell'inglese e del tedesco e del francese, no? Japan. E quindi noi diciamo Giappone perché poi in cinese Ribenguo è diventato colpa di Marco Polo, che l'ha tradotto con Zipango, Cipango. Quindi se quando voi nel milione trovate Cipango si riferisce al Giappone. E poi a noi è rimasta questa. Questo è già un modo per dire che ogni cultura è intercultura, perché è un dire l'altro però con il proprio linguaggio, e quindi la nostra attenzione si focalizza su, in questo caso su un suono. La parola Giappone non ci dice nulla, se invece diciamo radici del sole abbiamo già un altro tipo di immagine. La stessa cosa, ripeto, per tutte le traduzioni che poi vengono fatte. Che tipo di culture si trovano in Giappone? Beh, abbiamo l'influenza oceanica, abbiamo quella della Cina, della Corea. Quindi, in particolar modo, il paese che ha portato più influenza è la Cina. La Cina ha portato in Giappone la scrittura, quindi la scrittura giapponese, adesso dirò qualcosa anche su quello, nasce da quella cinese. Ecco perché all'interno troviamo ancora i kanji, cioè kanji vuol dire scrittura cinese. La Cina non ha portato solo la scrittura, ma ha portato almeno tre grandi tradizioni. Il buddismo, che veniva dall'India, poi attraversando la Cina è diventato buddismo Chan e in Giappone Zen, su cui abbiamo fatto un corso, credo un anno o due fa, non mi ricordo più, sto perdendo i colpi. Il taoismo e il confucianesimo. Ecco, queste sono tradizioni che sono entrate in Giappone e si sono ibridate con una tradizione locale chiamata Shinto o Shintoismo o via dei kami o degli dei. Poi anche di questo diremo qualcosa. Queste tradizioni, diciamo così, si sono espanse a partire dal VII secolo d.C. Il Giappone poi ha subito l'influenza degli europei a partire dalla fine dell'Ottocento, quando si è aperto, diciamo, al mondo. Prima commerciava solo con i portoghesi, con gli olandesi, in un'isoletta a parte, e poi quando il Giappone si è aperto al mondo ne ha subito le conseguenze. Per esempio, chi ha visto Godric di Go Nagai, sono i cartoni robotici diciamo alla fine degli anni 70, Go Nagai ha inglobato nel suo disegno non solo la tradizione giapponese ma tutta la mitologia greca. Quindi vediamo che c'è una ibridazione di culture inevitabile ogni volta che si incontra un'altra. Come dividono i giapponesi il tempo? Allora, anche qui, intanto, il tempo, noi diciamo, l'età antica, l'età medievale, l'età moderna, l'età contemporanea, e poi la numeriamo con i numeri romani, cioè l'anno zero, la nascita di Cristo, eccetera. I giapponesi, invece, dividono il tempo in epoche. Queste epoche prendono il nome dalla capitale. Quindi abbiamo epoca Nara, epoca Heian, è il nome delle antiche capitali. Oppure del governo militare che governava il Giappone. Quindi, adesso vi mostro, ecco, qui l'ho tradotto. Quando voi andate in Giappone o leggete qualche romanzo giapponese, in genere non si usano i numeri arabi, ma si usano queste indicazioni temporali. Quindi
il periodo Yomon, il periodo Yoyai, il periodo Kofun, il periodo Asuka, il periodo Nara, il periodo Heian, il periodo Kamakura, il periodo Murumachi, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ai giorni nostri, Showa, Eisei, eccetera. E qui, ripeto, si prende il nome o dalla capitale o dal governo militare e poi dalla restaurazione Meiji 1868, che storicamente è importante perché? Perché è il momento in cui il Giappone si apre all'Europa, è il momento in cui il Giappone diventa una potenza militare con grandi mire imperialiste, questo lo si vedrà nella prima e anche nella seconda guerra mondiale, lo si vede nel 1904-5 con la guerra russo-giapponese. E infatti lì abbiamo, no, 1905, anche una prima rivoluzione russa. Sì. Perché? Perché la Russia si era indebolita a causa di questo piccolo arcipelago che era diventato fortissimo. Come ha fatto il Giappone? Qui si dice che nel periodo appunto Meiji, da questo imperatore Meiji eterno, si sia aperto all'Occidente e abbia bypassato tutto quel processo che in Europa c'è stato dal Medioevo all'età moderna, alle rivoluzioni. Nell'epoca Meiji l'imperatore ha fatto arrivare in Giappone scienziati, chimici, botanici, medici, esperti di varia natura, cioè ha industrializzato immediatamente il paese e nel giro di 40 anni il Giappone è diventato una potenza economica industriale, come lo è ancora oggi. Quindi ha avuto un processo rapidissimo. Ecco, tutti i periodi dalle restaurazioni Meiji prendono il nome dall'imperatore reggente. Quindi abbiamo questo tipo di divisione temporale. Allora, faccio notare una curiosità. Ecco, una delle epoche delle prime, prende il nome da queste strutture, ecco qua si vedono dall'alto, sono delle piramidi funerarie. Curioso che nelle epoche antiche si usi questo stile piramidale che noi ritroviamo in Egitto, che noi ritroviamo in Persia, che noi ritroviamo in Centro America. E certo, Hegel dice che l'arte antica usa tanta materia e poco spirito, questa è una delle sue battute, perché dice fondamentalmente l'arte che domina nel mondo antico è l'architettura, e è l'arte prevalente, e infatti difficilmente troviamo pitture, diciamo così, diffuse nel mondo antico, troviamo più strutture architettoniche grandi, il Giappone non fa eccezione da questo punto di vista. Quando è che abbiamo le fonti scritte però della tradizione giapponese? Da quando la Cina invade il Giappone e a partire dal VII secolo il Giappone ne assorbe la scrittura. Quindi la scrittura giapponese si fonda su quella cinese. Da dove viene la scrittura cinese? Ecco, questo l'abbiamo detto anche in altri corsi. La scrittura cinese viene dall'osservazione della natura, tant'è che i primi kanji sono modellati sulle impronte che gli animali lasciano nel fango. Quindi la prima scrittura cinese è la scrittura di qualcosa di vivo che si muove, è l'impronta di un vivente. Tant'è che le scritture cinese antiche sono dei disegni, non sono dei segni. Mentre i nostri sono segni alfabetici, quindi la A è il segno di A, la B è il segno di B, qui invece abbiamo una scrittura che è un disegno, è simbolica. La scrittura cinese che poi arriva in Giappone è scritta dall'alto al basso a causa del supporto, perché il supporto sono le listarelle di bambù. E quindi la scrittura parte dall'alto e va in basso, o le listarelle vengono legate l'una con l'altra, vengono arrotolate e quello è il libro. Anche lì noi diciamo il libro, abbiamo in mente una pagina sopra l'altra, la scrittura che va da destra a sinistra e poi torna indietro. Ecco, qui non è così, si va dall'alto al basso a causa del supporto.
anche qui, qui forse, ecco, qua si vede meglio. Qui sopra abbiamo, diciamo, il kanji moderno e tornando indietro abbiamo il disegno. A destra abbiamo il kanji moderno e tornando indietro abbiamo di nuovo il disegno. Per esempio, qui vedete. Campo, sole, eccetera, no? Albero con altare. Poi il disegno si è stilizzato. Questo è un portale. Ecco qui, il mouse si è messo, eccolo qui. Qui abbiamo una porta, vedete i due battenti, non so, ricordiamoci i saloon dei film western, così è più facile per noi, e eccetera, eccetera. Bilancia, poi riconoscete, no? Occhio, sole, eccetera, campo visto dall'alto. Campo di riso. Quindi la scrittura è legata alla pittura. Questo spiega perché lì si sono diffuse le animazioni e prima li chiamiamo i manga, cioè questi disegni, perché lì c'è un rapporto strettissimo tra linguaggio e disegno. Non appunto. Ecco, una curiosità. Allora loro hanno questa no, eccezione, ma in realtà se prendiamo la nostra A, in origine la A rovesciata anche per noi è stata un disegno, una testa di bufalo, però poi con il mondo greco l'alfabeto abbiamo perso il riferimento al disegno e il nostro alfabeto è diventato un segno fonetico, il segno di un suono. Poi da questa scomposizione, come dire, abbiamo avuto grandi rivoluzioni. Pensate per esempio se la stampa a caratteri mobili inventata da Gutenberg fosse stata possibile con 4.000 kanji, cioè che tutti i ragazzini cinesi devono imparare per scrivere. No, non è possibile, no? Non è possibile. La rivoluzione di Gutenberg è possibile perché la nostra scrittura usa solo 21-24 segni ed è scomponibile. Fin dall'origine è scomponibile, no, per A, B, D, e poi li mescolo. Ecco, questa cosa non c'è. E quindi è nata qui e non là. Ecco, questo è un esempio di giornalino giapponese. Che cosa troviamo? Allora troviamo i kanji cinesi, ecco, poi abbiamo finito con questa parte, i kanji cinesi, e poi troviamo due, ecco sì, come da noi, alfabeti fonetici, che si chiamano hiragana e katakana. Quindi quando uno deve imparare il giapponese, si deve imparare i kanji cinesi, l'hiragana e il katakana, che sono appunto due alfabeti fonetici come i nostri, cioè devo imparare il segno A, devo imparare il segno B, devo imparare il segno C. Anche lì devo imparare una serie di segni, adesso vi faccio vedere. Ecco, per esempio questo è l'hiragana, quindi devo impararmi tutti questi segni, sono un po' come i nostri, la A, la B, la C, eccetera, e poi devo impararmene un altro che si chiama katakana. La differenza tra l'uno e l'altro è che questo è più dolce e tondeggiante, l'altro invece è più spigoloso. E allora la domanda è: ma quando uso uno e quando uso l'altro? Uso l'uno per quasi tutto, uso l'altro per parole che sono prestiti stranieri. Per esempio, la parola computer, 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 è scritto in katakana. La parola Guglielmo Marconi è scritta in katakana. Perché? Perché da lì capisco che è un prestito straniero. Tutto lì, tutto lì. Insomma, ecco, è una panoramica generale. Quindi, quando noi troviamo le prime fonti scritte dei giapponesi su se stessi, dal VII secolo d.C., quando hanno preso i caratteri cinesi e poi hanno aggiunto due alfabeti fonetici come i nostri, l'hiragana e il katakana. Ecco, quindi, nella scrittura giapponese ho tre tipi di segni da imparare.
La nostra scrittura è più semplice, però. Sì, assolutamente sì. Molto più semplice. Sì, sì, assolutamente più semplice, certo. È meno romantica. Ecco, con un training così non so che sinapsi si possano aprire, però, però sicuramente per noi è stata più semplice la faccenda. Cioè, abbiamo imparato quei segni e poi mescolandoli le parole. Invece qui bisogna imparare i kanji e non c'è niente da fare. Diciamo che per leggere un giornale un 4.000 kanji possono bastare. Ecco, infatti i primi documenti letterari che troviamo scritti in Giappone partono dal 700 d.C. Abbiamo il Kojiki, primo testo, diciamo così, riconosciuto come giapponese. Il Kojiki, che vuol dire cronaca degli eventi antichi, di che cosa narra? Narra del mito della nascita delle isole giapponesi. Quindi abbiamo tutti gli dèi che a un certo punto fanno nascere le isole giapponesi, la dea del sole, il dio dell'acqua, eccetera. Si trova in italiano sì, è edito da Marsilio. Poi magari la prossima volta vi porto una scheda con una decina di titoli per iniziare, semplici, per esempio questo è leggibilissimo. Mentre Nihon Shoki, le cronache del Giappone, Nihon Giappone, Shoki, che sarebbero cronache, ciò che accade quotidianamente, si stima che siano circa 700 volumi, in cui sono raccontati tutti i fatti, non più del mito, ma della storia del Giappone antico, quindi con nomi, cognomi, imperatori, eccetera. E il Manyoshu, anche questo, questi sono i tre titoli più antichi, raccolta delle 10.000 foglie, è uno dei testi poetici più antichi del Giappone. Quindi di fatto quando noi andiamo a vedere le fonti, prima del VII secolo non troviamo fonti sul Giappone scritte da giapponesi, non ne troviamo. Perché? Perché la scrittura lì si è diffusa a partire dalla Cina solo nel VII secolo d.C., quando insieme alla scrittura è arrivato il buddismo, è arrivato il taoismo, è arrivato il confucianesimo e ha intersecato tutte le tradizioni locali. Allora, vediamo subito forse l'elemento più importante quando incontriamo il Giappone: il rapporto con la natura. Allora la domanda è: come si dice natura in giapponese? Allora, i giapponesi hanno preso due parole cinesi che usano spesso e una l'hanno coniata loro. La prima è shanshui. Shanshui, che viene tradotto in italiano con paesaggio, in realtà shan è la montagna. È la montagna, picco più alto e picchi più bassi. Shui è l'acqua, fiume con affluenti. Ok? Adesso se avessi, vediamo, ma forse ce l'ho. Vediamo se ho un laser o una spada Jedi o qualcosa del genere. Ecco, se una spada Jedi ce l'ho, ecco, è più facile, se no. No, rimbalza. Si vede? Sì, lì si vede. Niente. Obi-Wan mi ha bocciato. Ci vorrebbe un bacchetto. È sparita, ce l'avevo. Vabbè, non importa. Allora, fiume con affluenti, montagna. Okay. Allora, Shanshui vuol dire montagna e acqua. Come mai? Invece di dire paesaggio, diciamo montagna e acqua. Beh, paesaggio, la parola italiana, da dove viene? Da paesage. Che cos'è un paesage? Una visione. Sì, sarebbe l'inquadratura, sarebbe il quadro. Allora, il paesaggio per noi è il quadro che vedo davanti a me. Invece quando dicono il quadro che vedo davanti a me, dicono che la natura è montagna-acqua. Perché? Perché la montagna è plasmata dall'acqua. E quando vado in montagna trovo che le forme delle rocce
derivano dal rapporto con l'acqua, le piogge, i torrenti, l'erosione, e spesso l'acqua sgorga dalla montagna. E quando vado al mare che cosa vedo? Beh, che la forma del mare è modellata dalle coste che incontra. E se guardo sotto acqua, che cosa vedo? Vedo ancora la montagna. Vedo che nel fondale c'è l'elemento della montagna. Quindi sono due elementi che si danno nascita reciproca. Nella tradizione orientale si dice yin e yang. Eh sì. Yin è la parte in ombra di una collina, yang è la parte in luce della stessa collina. Se io la taglio, ho due colline ancora con luce e ombra, io non le posso mai separare nello spazio. E se aspetto nel tempo, ciò che era in luce va in ombra. E ciò che va in ombra, che era in ombra, va in luce. C'è il giorno, c'è la notte, c'è il giorno, c'è la notte. L'una non sta senza l'altra, tant'è che noi non possiamo tagliare le ombre dagli oggetti. Se tolgo le ombre, cosa vedo? Se tolgo la luce, come faccio a vedere le ombre se tolgo la luce? Solo Peter Pan c'era riuscito. Eh sì, infatti, abitava un'isola che non c'è. Sì, sì, lì sì, c'è un rapporto con l'ombra. Quindi, quando noi diciamo natura, usiamo tre termini nella tradizione giapponese. Shanshui, che è un prestito dalla Cina. Quindi, montagna-acqua, indica la dinamicità della natura. Fudo, vento e terra. Questo è un termine giapponese che indica che cosa? Beh, il fatto che il vento e la terra sono due forze vive che hanno plasmato quell'arcipelago. Fudo viene tradotto anche con ambiente in cui si sta. E uno degli autori, ecco ve l'ho messo lì, Tetsuro, questo è un filosofo giapponese del Novecento, ha chiamato la sua opera principale Fudo, vento e terra. Che cosa ci dice in quell'opera lì, che poi noi non tratteremo, insomma, altrimenti dovremmo fare un corso di 20 lezioni? Ci dice che l'uomo esiste solo in relazione all'ambiente e che ognuno di noi esiste solo in connessione con un mondo naturale. Insomma, il mio corpo non può esistere se non c'è l'aria esterna. Che cos'è? Come faccio ad esistere se non c'è la luce? E se non c'è la gravità? E se non ci sono gli altri viventi? Cioè, l'uomo è nel mondo come una cellula sta nel corpo. Quindi, una cellula che cos'è nel corpo? È la connessione con tutto il resto. Perché se tolgo tutto il resto, sparisce anche la cellula. E allora l'uomo esiste solo in connessione con l'ambiente. Ecco perché se inquino l'ambiente, inquino me stesso. Questa cosa è molto sentita. E quindi c'è questo rapporto con la natura che viene fuori nella tradizione giapponese, nella pittura, nei romanzi, nella filosofia, nella poesia. Che insomma, la natura è il luogo in cui sono immerso. Non posso far finta che non ci sia, non posso deturparla. E l'ultimo termine, che è quello più difficile, è Ziran. Cosa vuol dire Ziran? Allora, il termine Ziran viene da qui. Prima ve lo leggo e poi torno indietro. Il termine Ziran viene dal capitolo 25 del Tao Te Ching, che è un'opera della tradizione taoista cinese, e dice così. Ren fa de di fa tian tian fan dao, dao fa Ziran. L'uomo fa della terra il proprio modello. La terra lo fa del cielo, il cielo del Dao, Dao è questa forza che tutto muove, e il Dao ha per modello Ziran. Ziran vuol dire ciò che da se stesso nasce. Potremmo tradurlo con spontaneità. Spinoza potrebbe dire causa sui, è causa di sé. Ciò che ha in sé il principio del proprio movimento. Quindi la natura che cos'è? È, usiamo un termine greco, physis, ciò che fa nascere, è principio stesso di vita. Quindi quando diciamo natura,
no? E adesso torno indietro, diciamo Shan Shui Fu Do Ziran, cioè diciamo sempre qualcosa che ha in sé la propria forza vivente, di cui noi facciamo parte. Sì, la physis greca. Sì. Possiamo accostarlo a physis, che vuol dire nasco, cresco, qualcosa che ha in sé il proprio principio, mentre noi ce l'abbiamo a prestito. E questo è il discorso. Noi la vita ce l'abbiamo a prestito, non ci siamo generati da noi stessi. Qualcun altro ci ha generato. E noi diremo, beh, il padre e la madre, d'accordo. Allora possiamo tornare indietro. E il nonno e la nonna, il bisnonno e la bisnonna, e via, via, via. Ma il principio stesso della vita qui, della natura, né nasce né muore. Quindi potremmo dire, citando lì un'opera giapponese, ciò che fa nascere ciò che nasce, non nasce. Ciò che fa morire ciò che muore, non muore. È ciò in cui le cose nascono e muoiono. Certo, i greci dicevano, è il principio. È l'archè, è il principio. E qui possiamo dire che la natura è connotata come ciò che dà vita, fa sgorgare, nasce. E quindi c'è una grande attenzione alla natura. Ecco qui, va bene, queste montagna, acqua, insomma, sono scene che... Fudo, stessa cosa, terra, mare, vento, ambiente, che può plasmare, ma può anche distruggere. Quindi c'è questo rapporto con la precarietà della vita. Terremoti, allora. Certo, terremoti, maremoti, tsunami, sì, loro convivono. E questo si sente in tutte le opere letterarie, poetiche, pittoriche, si sente. Si sente che c'è questo rapporto con la natura, che la natura è qualcosa che ti fa nascere, ma anche ti fa morire, cioè è una potenza che ti supera. La natura è impermanente. Ecco, qui c'è un... vi leggo un passaggio di uno dei testi più famosi della poesia giapponese, che in realtà sono i ricordi che questo autore, Kamo no Chomei, siamo nel 1559, raccoglie da un periodo di eremitaggio. E dice così: scorre incessante il fiume e la sua acqua non è mai la stessa. Sì, Pantarei, non potremmo dire. Nelle sacche le bolle si formano qui e qui si dissolvono. Non una di esse rimane per molto. E così è per l'uomo e per la sua abitazione. Quindi ciò che vedo nella natura lo ritrovo anche nella nostra vita. No? Cioè quelle bolle che si formano e scompaiono assomigliano alla vita dell'uomo, che è, e qui questo è proprio un termine giapponese, mujo, impermanente. Qualcosa che non dura, impermanente. Non è eterno, impermanente, cioè è incessante. Continua a scorrere. Infatti, qui accostiamo un paio di poesie alle nostre. E ho vissuto tra broccati e sete, ma alla fine si è trasformata in polvere. No? Sentite questo senso dell'impermanenza nella poesia. In questo sottobosco, miserabile il destino degli esseri umani, germogli di bambù. Sul ramo ancora oggi, mai più domani, i fiori del susino. Queste sono due poesie giapponesi. E questo è un passaggio, insomma, buddista, tra i più importanti, che dice così: tutti gli stati condizionati sono impermanenti, tutti gli stati condizionati sono dolorosi, tutti gli stati condizionati sono privi di sé. Cioè, tutto ciò che è impermanente è in relazione, tutto ciò che è in relazione non è individuale, cioè è privo di sé. Perché dice che sono dolorosi? Perché noi, ma questo qua dovremmo aprire al buddismo, perché noi ci attacchiamo alle cose come se fossero nostre
e quindi c'è dukkha, la sofferenza, e come se fossero permanenti. L'esempio classico è la meditazione sul respiro. Il respiro entra, non è mio, lo devo restituire. E se io lo trattengo? Sto male. Perché il respiro è insostanziale, cioè non è mio, ed è impermanente, cioè esiste nel processo. E quando io lo trattengo soffro, e al posto del respiro posso metterci qualsiasi altra cosa, oggetto o soggetto. E guardate il paragone con l'Iliade. Qua siamo al libro sesto, tale quale la stirpe delle foglie, tale la stirpe degli uomini. No, anche il greco antico aveva questa sensibilità, poi si è persa. Le foglie il vento ne sparge molte a terra, ma rigogliosa la selva altre ne germina. E torna l'ora della primavera, così anche la stirpe degli uomini, una sboccia, l'altra fiorisce. E non è un caso che una delle tradizioni più famose in Giappone sia quella la fioritura dei ciliegi. Cioè, perché è famosa? Perché lì si sente bene, loro la chiamano mono no avare, che è il senso di malinconia, di struggimento per l'impermanenza della vita. È come se in questa impermanenza ci fosse in fondo una sorta di bellezza. Insomma, le cose sono belle perché sono fragili. Ecco, c'è questa sensibilità. La bellezza sta nella fragilità. No, Hanami è questa festa che si fa in Giappone in cui si assiste alla fioritura dei ciliegi. E ecco, questo termine qui è proprio lo struggimento per la bellezza del mondo che sfiorisce, no? È bella perché è impermanente, è bella perché è fragile. Quindi c'è una sorta di pietà, di malinconia, di partecipazione all'impermanenza cosmica. E questa la si trova, la si sente in tutta la tradizione poetica, filosofica, letteraria, artistica giapponese. Questo forse è il quadro più famoso, quindi sfondiamo una porta aperta, però vi faccio notare questo, che la grande onda di Kanagawa, di Hokusai, fa parte appunto di una serie di vedute del Monte Fuji, che potete osservare lì in fondo. Acqua e montagna. Bravo. Acqua, montagna. E poi che cosa c'è? Ci sono le barche. Ci sono le barche, l'impermanenza della vita. Esatto. Siamo per essere artigliati, poi no, l'onda assomiglia ad un artiglio di tigre. Ha una mano. Ha una mano. Dentata. Nelle barche gli uomini stanno assieme. Perché uno degli aspetti appunto trasversali, che poi ha dato il tilt con gli ultimi anni dopo guerra, è che l'individualismo non viene alimentato. Questo però è andato in crisi perché dal secondo dopoguerra è partito il consumismo. Ma in tutta la tradizione, almeno fino alla fine della seconda guerra mondiale, le politiche educative non alimentavano l'individualismo. Quindi qui gli uomini sono tutti assieme in una barca. Potremmo dire l'esistenza qui precaria è un elemento comune a cui si risponde con la solidarietà. Social catena, diceva Leopardi, per prendete la ginestra, beh, insomma, c'è una sensibilità molto affine. Ma Leopardi conosceva la tradizione orientale, tant'è che una delle sue poesie, il canto notturno del pastore errante dell'Asia, probabilmente aveva meditato le 10 stazioni del percorso del buddista che si perde nella selva, è un pastore che si è perso, errante, e va alla ricerca della verità, della Bodhi. Quindi, ecco, poi questo aspetto non è tanto indagato tra gli studiosi di Leopardi, però qualcosa era arrivato. Ci può stare. Ecco, poi l'altro aspetto qual è, secondo me interessante, che
Hokusai ha dipinto il Monte Fuji degli stessi colori del mare. Quindi, cosa lo distingue dalle onde? In realtà nulla, perché la montagna altro non è, e torniamo al rapporto montagna-acqua, che un'onda di pietra che si muove con un tempo per noi impercettibile, ma si muove. Tant'è che Dogen, che è uno degli autori che noi affronteremo già la prossima lezione, Dogen dice: se noi vivessimo milioni di anni, vedremmo le montagne scorrere come i fiumi. Certo, perché? Perché poi le montagne che cosa sono in fondo? Sono onde. No, la terra che si muove, la montagna sorge e poi si sgretola. Solo che scorre ad un tempo diverso da quello della vita umana e noi sembra che stia ferma. Ma insomma, c'è un altro testo della tradizione orientale che dice: l'effemeride, che è un insetto che vive un giorno, non sa cosa sia la sera. Ci sono animali che non sanno cosa sia l'autunno. E diciamo, beh, noi invece sappiamo che cosa sono le stagioni, d'accordo, ma cosa sappiamo di un milione di anni fa? Di 10 miliardi di anni fa? Non siamo in una condizione così diversa. Cioè, tutti partecipiamo di questa relatività temporale. Quindi, come le onde si muovono velocemente, così anche le montagne lo fanno, però a velocità diverse e per noi percettibili. Basta andare sui nostri colli euganei, troviamo le conchiglie. Ma com'è sta storia, no? Perché lì probabilmente erano isole e c'era un altro tipo di clima e noi non siamo abituati a vedere questo paesaggio, erano vulcani. Quindi è l'eterno, certo, e quindi noi dimentichiamo questo e ci sembrano lì permanenti. Anche quelli esistono come processo e non come elemento statico separato dal resto. Ecco, quando vi dicevo che se andate nelle librerie in Giappone trovate addirittura le etichette, abbiamo la letteratura della catastrofe naturale, abbiamo la letteratura della catastrofe provocata dall'uomo, abbiamo la letteratura della bomba atomica. E quindi la catastrofe è letta dalla tradizione culturale giapponese a più livelli: rapporto con la natura, rapporto sociale, quindi una catastrofe dentro la società e, almeno negli ultimi 50 anni, come catastrofe dentro l'uomo, psichica. Come se appunto non fossimo più in grado di vivere. Famosissimo, per esempio, il terremoto del Kanto 1923, catastrofe, diciamo, naturale, catastrofe provocata dall'uomo. E per ognuna di queste catastrofi abbiamo tutta una corrente letteraria, filosofica, artistica che riflette su questo senso di impermanenza. I Bakushano, i sopravvissuti, coloro che portano i segni della catastrofe. Questa è più recente, Fukushima, in cui abbiamo sia lo tsunami sia il disastro nucleare. E come mai? Perché lì si è interrotto qualcosa nel rapporto tra uomo e natura. Abbiamo impiantato la centrale nucleare proprio sul mare, abbiamo disturbato un'armonia e quindi la catastrofe qui è diventata doppia. Allora, perché la natura è così importante? Beh, perché la natura è considerata, e questa è la prima tradizione, la chiamiamo autoctona, dell'arcipelago giapponese, la natura è chiamata divina. Questa tradizione viene chiamata lo Shinto. To è una giapponesizzazione di Dao, la via. Qui sarebbe la via degli dei, questi kami. Cosa sono questi kami? Allora, la parola kami indica un principio vivente che c'è in natura e che si affievolisce sempre più quanto l'uomo la deturpa. Quindi, tanto più
entro nella natura incontaminata, tanto più sento i kami, cioè le forze viventi della natura. Per esempio, una parola giapponese che si chiama kodama, che vuol dire parole dei kami, vuole anche dire il rumore del fruscio delle foglie. Quindi potremmo dire così, che se vado nel bosco, la natura ha i suoi suoni e mi parla, tanto più la antropizzo in maniera selvaggia, tanto meno ne sento i suoni vitali. E noi oggi potremmo dire, non sento il fruscio delle foglie, non vedo più le stelle, non vedo più le lucciole, sento meno le cicale, eccetera, eccetera. Ti faccio una domanda. Sì. Allora, quando io vedo un cartone giapponese, sì, appaiono tutte quelle figure strane che vengono quasi fuori dalla natura, con la luce, eccetera. Quelli sono dei kami. Sì, sì. Spiriti della natura. Spiriti della natura, sì. Sì. Adesso ho capito. La natura è animata. È animata. Sì. I luoghi, diciamo, dove l'uomo può ritrovare un'armonia con la natura sono i luoghi d'acqua, gli onsen, in particolare qui sono le terme calde, c'è tutta una tradizione delle terme calde in Giappone, molto simile a quella degli antichi romani, e sì, come noi questa cosa, ripeto, abbiamo dimenticato, che è una tantum. Invece qui c'è la purificazione del corpo attraverso l'acqua calda, in particolare meglio se in sorgenti naturali. Anche gli indiani Sioux avevano... Sì. La teoria della di farsi con queste terme che loro accendevano le pietre e poi sudavano all'interno dei tepi, no? Sì, c'è questo aspetto di purificazione. Di purificazione. Allora, è il battesimo cristiano? Ma io non credo che ci sia questo. Allora, vi mostro un paio di minuti della principessa Mononoke, poi vi faccio vedere quali aspetti della tradizione giapponese abbiamo lì dentro e poi vediamo un attimo la città incantata. Menava. E indicano una zona di confine tra il selvatico e il domestico, tra la natura e la cultura. E infatti li troviamo sempre vicino ad una strada. In più, adesso ve lo mostro così poi ci fate caso, trovate spesso, eccolo qua, il tori. Questi che cosa sono? Sono dei portali. Dove li troviamo? Alla fine di una città, quando inizia un bosco, in riva al mare, tra un ambiente, diciamo così, selvatico e un ambiente domestico. Che cosa sono? Non sono dei muri e non hanno neanche le porte, ma indicano che ci sono delle soglie. Perché? Perché i giapponesi sono molto più interessati ai confini che si toccano piuttosto che alle divisioni. Quindi qui i portali indicano sempre luoghi diversi che si incontrano. Anche nelle case voi non avete le porte massicce tra una camera e l'altra, ma avete dei pannelli che fate scorrere. È vero. Ok? Perché? Perché tra un ambiente e un altro è una soglia che bisogna imparare a rispettare, ma non è una divisione. Dovremmo imparare anche noi ad avere le porte scorrevoli in casa. Sì. Intanto sono più comode. Lo so. E anche quelle leggere. Di Medusa, e dove passa genera morte. Ecco, per chi poi andrà a vedersi il film, è una divinità diventata maligna in seguito ad una pallottola che ha conficcata nelle carni prodotta nella città del ferro che si trova a occidente. Qui le metafore si sprecano, ok? Ecco. Poi, siccome lui lo uccide usando violenza, si infetta. Perché? Perché in questo film c'è tutta la tradizione buddista anche, l'odio non si può estinguere odiando.
La violenza non si può fermare con l'altra violenza, non c'è niente da fare. E quindi lui, per difendere il villaggio, usa violenza e accetta questa sorte, anche lui malvagia. Però per provare a salvarsi, abbandona il villaggio e va a cercare la divinità della foresta, che è l'unica che lo può guarire. E poi, vabbè, insomma, non facciamo spoiler. Ecco, vi mostro invece anche l'inizio dell'altra, della città incantata. Vediamo, potrebbe partire. Allora, siamo così. So perché. Allora, apri con... C'è un biglietto di compleanno. Ecco, questa pellicola racconta il trasloco di una famiglia, solo che a un certo punto c'è una deviazione, loro si perdono nel bosco e trovano una sorta di città incantata, una sorta di mondo di Oz, dove però i genitori si trasformano in maiali perché si ingozzano di cibo e la ragazzina è costretta a perdere il suo nome e fare da serva ad una strega cattiva finché non ritroverà il suo nome vero. Ecco, no? Questa è un po' la storia. Bellissimo. No, beh, vabbè, cioè, capolavoro, capolavoro, capolavoro assoluto. Perché i fiori appassiscono. In realtà è anche il suo compleanno. Quindi è preoccupata per il momento di crescere. È preoccupata dall'impermanenza della vita. E questa cosa esce proprio fuori dal film, solo che già nei primi due minuti il regista ci dice tutto, nascondendolo in particolari. Adesso guardate il passaggio dalla città al luogo, diciamo, selvaggio. E c'è proprio un torio, un portale, e poi ci sono le statue dei kami, di queste divinità della natura. Non so se si può alzare il volume qua, no? È al massimo. È al massimo. Da qua neanche, da qua nemmeno. Il primo mazzo di fiori della mia vita. Poi qui abbiamo la soglia, no? Il passaggio dalla strada asfaltata, selvatico e domestico, domestico selvatico. E infatti lì il padre perde il controllo dell'auto. Insomma, se guardate la pellicola, che il tempo è fermo e non passa, perché è una sorta di non luogo, un luogo del sogno, un luogo dell'inconscio. E si entra, i genitori vedono tutto un ben di Dio e si ingozzano, perché la modalità, potremmo dire, è occidentale, o se volete di chi pensa che tutto si possa convertire in denaro. Infatti il padre dice: non ti preoccupare, io ho la carta di credito. E invece la ragazzina ha un atteggiamento diverso, e infatti lei incontra tutta questa serie di spiriti strani. Adesso vi faccio vedere brevemente. Ne hanno costruiti tanti. Il titolo. Allora, il titolo giapponese, mentre in italiano, eccolo qui. Dov'è? Sì. Allora, in italiano La città incantata, no? Guardate, in inglese Spirited Away, in francese Il viaggio di Chihiro, in giapponese è Sen no Chihiro. Sen Chihiro è il nome della bambina. Vedete che c'è questo kanji che è uguale. Allora, Sen vuol dire centinaia o migliaia, moltitudine. Chihiro è il nome della bambina, vuol dire moltitudine più profondità. Quando lei entra nella città incantata, perde il suo nome e viene chiamata Sen, che vuol dire centinaia, perché? Perché perde questo kanji che è la profondità. Quindi per ritrovare il suo nome, lei deve ritrovare una profondità. E questo è tutto il percorso del film, in cui appunto c'è questa strega che gli ruba il nome, la bambina si chiama Chihiro, gli toglie il suo nome e la chiama Sen. Sen appunto è una parte in realtà del nome, però
Da sola significa centinaia, moltitudine, nessuno, se volete, no? Uno, nessuno, centomila, no? Pirandello, cioè sei uno uguale agli altri, no? Un pezzo fatto in fabbrica, come faccio a ritrovare il nome? Devo ritrovare la mia profondità. Nel film come fa? Attraverso la relazione con gli altri. Questo è, insomma, fa parte della poetica del regista. Questi sono due pellicole che vi consiglio assolutamente di vedere. Poi nelle prossime lezioni vedremo anche qualche film di Akira Kurosawa e qualche altro regista giapponese e noto. Questo film qua